Oddio, non lo so. Allora, geograficamente parlando, già questo dovrebbe essere il Molise. Non ho trovato nessun cartello né all'andata né all'uscita. Adesso vediamo di verificare. CP, secondo te questo è il Molise? Non lo so. C'è la linea ferroviaria che vedi ci separa dal mare. Questa è una cosa strana, una gran ciabatta. Cioè, si potrebbe andare su, sotto di là, sì, ok. Un po' selvaggia, abbastanza selvaggia come entrata da fare in camper. Allora, non ho voglia di andare in grandi città. Qua siamo a Campo Marino, quanto manca? 1 chilometro, ok, quindi è Campo Marino. Qua vedo anche un cimitero, quindi vediamo se c'è acqua. Vabbè, guarda, bisognerà trovare un parcheggio, porca troia, trovo un parcheggio. Allora, io ho trovato anche questo bel posticino, no? Per mettermi, guarda che bella visuale. Il mare è distante da fare a piedi. L'unico problema è che io ho due problemi, esattamente. Sono a strasecco di acqua, quindi devo fare il carico e non ho assolutamente nulla da mangiare. Qua questo paesino mi sembra tutto chiuso, quindi non c'è una pizzeria, non c'è niente. E riparto. Pullman diligentemente in mezzo alle palle lì. Adesso vediamo un attimo nelle mappe cosa fare, un posto. Cioè, la mia intenzione era trovare un autoctono e chiedergli se siamo veramente in Molise, ma no, non c'è nessuno, nessuno di nessuno proprio, solo macchine che passano. Cioè, veramente tutto chiuso, un paese fantasma, forse per quello non esiste. Va che già vedi le mer, stiamo andando al Lido. Oddio, un CP libero. Guarda che roba. Un CP libero in giro per le strade. Porca troia, cioè pensa se sono a passeggio con l'Emi, succede il disastro. Hai visto Emi un CP come te? Continuo a nutrire seri dubbi che posso trovare una pizzeria aperta e del carico dell'acqua. E quindi, anche se col camper nuovo è ancora un po' da perfezionare, dove abito oggi, piano, vado a 6 macchine, no, ok? Piano, senza sbam, avevi detto piano. Giro. Signori, scusate, questo è il Molise? Sì. Certo. Ok. La spiaggia qua, la siamo spiaggia. A Campo Marino Lido. Perfetto, perfetto. Sopra ci sta Campo Marino Paese. Ottimo. Allora vado a farmi un giretto. Ok. Grazie mille. Bello. Voi siete del posto? No, non siamo di qua, però conosciamo bene. Grazie mille. No. Salve. Non lo so, potrebbero essere degli oleogrammi, non ne sono ancora convinto. La spiaggia sembra tipo le nostre, quelle del Veneto. Quindi... diciamo, ho già abbandonato i mari caraibici del sud, non te li ho fatti neanche vedere perché mi avevano proposto anche di andare, non mi ricordo se te l'ho detto, è che l'acqua era ancora un po' freddina per me, no, hai capito? Quindi rischiavo dopo di starla 3 ore senza fare il bagno, quindi... Dai! Aiuto! Allora. Gli autoctoni mi hanno consigliato una pizzeria, mi ha detto mi raccomando vai a Il Centrale, quindi o è sua o è dei suoi parenti o fanno la pizza buona, adesso vediamo. Gli odori moliseschi, ma no, non siamo ancora, infatti anche lei non è ancora convinta che siano del Molise quegli odori. Ah, qua dei cartelli sembra che ti colpiscono nelle balle, quindi devi stare molto attento. Ah, ecco qua c'è un cartello con scritto Regione Molise, però io continuo ancora a dubitare. Se non mi scusi, è il Molise questo? Molise? Certo. Ok, grazie. Vabbè, non mi hanno convinto neanche loro, secondo me è tutto un Matrix. Comunque, guarda, io volevo mangiare in questa pizzeria tipica che è proprio fronte mare, no? E il camper adesso lo sposto e lo metto qui. Sì, siamo un po' sotto il sole al momento, però vabbè, tanto io direi che lo mettiamo qui. Non lo so, giustamente Trump ci farebbe notare che questo non è il Molise perché nelle targhe non c'è scritto Molise. Vabbè, a me resta solo il problema dell'acqua, che non ho trovato acqua da caricare. Adesso reinstallerò per l'ennesima volta Fontanelle d'Italia, che non ne ha mai imbroccata una. Vediamo se magari nel pseudo Molise o se è vero che è il Molise trova qualcosa. Mi sembra di essere un po', sai, come il film quello di Will Smith, che non c'è proprio nessuno, vedi? Cos'era? Quello che rimane lui solo nella terra col cane. Io ho il cane, no? E quindi mi immedesimo, cioè mi sento anche più scuro di carnagione proprio.
Welcome to Pullmin, benvenido a Pullmin.